Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. PRS al centro del dibattito nel corso dell'ultimo Consiglio regionale. L'Aula ha approvato infatti una risoluzione che condivide i contenuti del programma regionale di sviluppo 2021-2025, ponendo l'accento sull'obiettivo prioritario di una Toscana più sostenibile, digitalizzata e coesa, capace di superare i gap che hanno finora separato l'area centrale da quella della costa e delle aree interne. È un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito, ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto piano che viene chiamato recovery plan, che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile, e dall'altro ai fondi strutturali comunitari, perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare dal punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico, ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità dall'aeroporto, che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre, non solo sul piano fisico ma anche sul piano immateriale, con tutte le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social. È un obiettivo, perché lo vediamo, quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Si tratta di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la programmazione dell'attività della Regione Toscana nei prossimi anni. Si parte da una valutazione e da un'analisi di quelli che sono i dati strutturali della Regione, quali sono le principali strategie prioritarie che vorremmo mettere in campo. Come lavorare per individuare politiche e progetti sia generali che quelli di settore per quanto riguarda l'uscita della Toscana dopo la pandemia e per il rilancio della sua attività, della sua economia, del sostegno ai territori, alle comunità sociali, utilizzando anche nuovi modelli di sviluppo rispetto a quelli passati, all'insegna della parità tra territori e della parità tra i generi. I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali, intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro, sono quelli della coesione sociale, sono quelli dell'innovazione tecnologica. Un atto importante, un'informativa sul documento più importante che la Regione Toscana deve affrontare, il Piano Regionale di Sviluppo, è il documento con il quale le risorse comunitarie si integrano con le risorse dei toscani e con il quale noi faremo programmazione per i prossimi anni. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica, perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi, e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità, una responsabilità per questo Consiglio, soprattutto dopo la pandemia. Sappiamo benissimo che
il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAER è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata, perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana, creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. Attraverso il PNRR arriveranno 750 miliardi, arriveranno tanti soldi. E la Regione Toscana si prefigge di impegnarli in tante belle opere. Abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come, visto che il PNRR investe oltre 50 miliardi a livello nazionale nella digitalizzazione, ci sarebbe piaciuto sapere in Toscana cosa vogliamo fare per superare il digital divide. Non è accettabile, è un qualcosa che fa male al cuore dei cittadini toscani, pensare che oggi due bambini che nascono in due parti diverse della Toscana, uno che nasce in una grande città e uno che nasce in un comune collinare o montano, oggi non hanno le stesse opportunità. Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più sulle infrastrutture, perché i 750 miliardi che l'Europa fa arrivare in Italia non sono un regalo, 360 di quei miliardi andranno restituiti entro il 2058, quindi o si investe in qualcosa che in futuro porta una monetizzazione in Toscana, che qualcosa che porti monetizzazione, che porti interesse, che si riescano a capitalizzare questi soldi, oppure quello che oggi sembra un regalo, sembra un pacco regalo, potrebbe diventare un incubo, perché se oggi questi soldi vengono spesi in provvedimenti spot che non portano un ricircolo del denaro, che non portano un rilancio reale dell'economia, quello che oggi sembra un regalo potrebbe diventare presto un incubo. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è un riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche, e tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggi di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno, realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave, perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su autorizzazioni e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi.
La Toscana insieme a Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo per l'Italia dei due mari. Le regioni centrali provano a ragionare in ottica di sistema per un futuro più roseo, come spiegato dal presidente Eugenio Giani. Ero con il collega Zingaretti del Lazio, Acquaroli delle Marche, Tesei dell'Umbria, Marsilio dell'Abruzzo e insieme abbiamo voluto dare un volto all'Italia di mezzo, all'Italia centrale, anche perché nei grandi finanziamenti che vengono a livello nazionale il Sud ha sempre, diciamo così, un ruolo centrale nell'attenzione del governo nazionale, ma anche nel Recovery Plan. Il Nord ha il suo sistema economico molto potente che riesce a integrarsi e offrire, diciamo, degli spazi per contributi pubblici, e anche nel centro Italia dobbiamo avere un dialogo tra di noi, non solo per ottenere più finanziamenti rispetto agli obiettivi culturali, economici e sociali, ma anche per creare delle connessioni, pensate alle infrastrutture, che possano collegare un'Italia che è molto legata ai trasferimenti nord-sud, ma poco ai collegamenti est-ovest. In fondo anche la Toscana, per andare dal Tirreno all'Adriatico, dal Colfiorito, nei pressi di Perugia Foligno, per arrivare a Civitanova delle Marche, al valico appenninico tra Firenze e Bologna, non ha una strada a quattro corsie. Eppure voi pensate quanto sull'Appennino il sistema economico dei piccoli borghi, il sistema delle piccole e medie imprese potrebbe ricavare giovamento da un collegamento maggiore e da una omogeneità di interventi che potrebbero venire dall'istituzione pubblica. Quindi la costruzione di un rapporto preferenziale tra le regioni dell'Italia centrale è un obiettivo che io ritengo molto utile nell'interesse di tutti. Unanimità in aula sulla proposta di risoluzione sugli anticorpi monoclonali che impegna la Giunta a farsi carico della sperimentazione per la validazione del farmaco anti-Covid, sollecitando e coinvolgendo tutti i soggetti in campo per consentire rapidamente alla Toscana di sottoporre quante più persone possibili a questa nuova cura sperimentale. Un atto forte, ho presentato al Consiglio regionale per impegnare il Presidente della Giunta regionale Toscana, Eugenio Giani, a impegnarsi in prima persona, serve che la Toscana faccia la propria parte nel percorso di sperimentazione. Serve aumentare il numero delle persone che si sottopongono in termini volontari a questo processo che è importante. Se pensiamo che noi abbiamo circa 100 positivi al giorno, basterebbero 6 positivi al giorno che entro le 72 ore dovrebbero sottoporsi in maniera volontaria a una cura, quindi può guarire e guarirli, li rende intanto sicuri del fatto che la loro condizione di salute non peggiora e allo stesso tempo danno un contributo straordinario alla scienza. Perché avere un farmaco ti può consentire di non dover fare magari il terzo richiamo di vaccino, può avere essere un effetto importante qualora le persone si dovessero poi riammalare anche dopo l'estate, soprattutto può farci tornare a una vita normale. Questo è un tema sul quale non si può mai abbassare l'attenzione, bene i vaccini oggi, ma domani servirà comunque un farmaco per uscire da questa pandemia, se no noi non usciremo mai da questa pandemia. E la Toscana ha un farmaco, l'ha prodotto, è nella disponibilità, il governo si è impegnato a acquistare 200.000 dosi, è l'unico progetto pubblico che potrebbe diventare di proprietà pubblica, cioè lo Stato, la Regione, titolare del farmaco grazie al quale si può avere la disponibilità della risoluzione della pandemia. E non può la Toscana non partecipare al processo di sperimentazione. Siena, Pisa, Firenze devono fare 40 processi di sperimentazione, hanno le possibilità di fare 2 malati al giorno. Noi chiediamo che medici di base, volontariato, aziende del territorio, aziende universitarie sentano loro questa battaglia e questa sfida, perché può veramente essere la soluzione alla pandemia. E se ciascuno non dà un contributo all'altro, ce l'avamo detto, da questa storia uscivamo tutti insieme, altrimenti diventa difficile. Se ognuno pensa che ha fatto il vaccino per sé e se ne frega degli altri, qui il problema non si risolverà mai. Sempre all'unanimità il Consiglio ha impegnato la Giunta affinché vengano attivate misure di sostegno diretto ai docenti delle università americane in Italia e più in generale al settore dell'educazione internazionale, che include anche le scuole di lingua e cultura italiana, sin qui rimasto escluso dai provvedimenti governativi di ristoro. Per aiutare e sostenere un mondo di imprenditori, di dipendenti che finora è rimasto fuori da ogni
meccanismo di aiuto, da ogni provvedimento di aiuto e sostegno. Si tratta del settore dell'educazione internazionale, dell'international education, università americane, scuole di italiano per stranieri, istituzioni generatrici di indotto anche turistico, perché poi si trattava di scuole e centri di formazione che attiravano studenti da tutto il mondo e che al momento sono rimaste completamente a zero e senza poter esercitare la loro attività, senza utenti, che invece stanno pian piano tornando. È un settore che impiega moltissimi insegnanti precari di un mondo di istruzione che però non è percepito dalle nostre istituzioni della scuola e dell'istruzione e sfugge anche alle dinamiche dei sostegni alle imprese. Ci sembra un settore da aiutare, è un settore che ha in Toscana numeri rilevantissimi, tra Firenze e Siena sono le due città in Italia che raggruppano più centri, più scuole internazionali dopo Roma, e quindi diciamo che è un settore che caratterizza moltissimo e dà identità al nostro territorio. Ci sembrava importante prevedere un aiuto a questo settore, a tanti dipendenti, a tanti insegnanti.